nasce nella provincia di Pesaro negli anni 70 come concessionaria del marchio Fiat. Poi, sempre all'interno del gruppo Fiat, acquisisce i marchi Lancia e poi Alfa Romeo negli anni 90. Diciamo che la prima evoluzione del gruppo, che già era una realtà per quanto riguarda i marchi di cui abbiamo parlato, avviene nel 2000 quando acquisisce la concessionaria Lancia e Fiat anche per la provincia di Ancona. Si tratta di un primo step, diciamo, abbastanza importante, perché usciamo dalla dimensione provinciale e diventiamo in realtà all'epoca più diffusa sul territorio, quindi è un'esperienza nuova anche per i dipendenti e per il gruppo. Un'attività che va dai servizi finanziari, assicurativi, al service, alle vendite, e per oggi 14 brand all'interno del gruppo. Giorno, ho preso le valigie e ho detto: caro Luca Dolcini, io parto. Dove vai? Vado ad Ancona e qui ci resti te. Il giorno dell'inaugurazione è venuto a trovarci l'amministratore delegato, l'ingegner Testore. L'amministratore delegato della Fiat disse: non è possibile che passi tanta gente qui davanti. Lei sicuramente ha pagato alcune centinaia di persone per passare qui davanti in macchina e venire all'inaugurazione. Non era vero assolutamente, perché quella effettivamente era un posto eccezionale. Investimenti negli anni importanti in strutture, sedi, quindi questa espansione nelle province di Ancona, Pesaro e Rimini sicuramente ha visto il gruppo fare investimenti in migliaia di metri quadri di showroom, di piazzali, però l'investimento più importante è stato quello fatto nel personale, perché chiaramente abbiamo dovuto ampliare la squadra, il team, quindi ci sono persone all'interno del gruppo che sono con noi da 30 anni, e questo attraverso una formazione continua, perché per il nostro gruppo la formazione del personale è fondamentale. È vero che la parte più bella è quella per il cliente quando ritira la vettura, sembrerebbe il coronamento del nostro rapporto con il cliente, mentre in realtà è solo l'inizio. Tante volte a cena con gli amici, o quando vado in qualche posto, o mi arriva qualcuno e mi chiede: ma perché io devo comprare la macchina qui da voi? Perché Diba? Perché BMW? Perché Mercedes? È semplicissimo ed è più che
è facilissimo. Intanto noi abbiamo clienti da anni e anni che continuano a comprare macchine da noi, ma soprattutto perché noi abbiamo un'accoglienza come il cliente merita, abbiamo delle officine con un'attrezzatura e una competenza rara, abbiamo 200 vetture sostitutive che ci permettono e ci aiutano insieme ad altre cose a raggiungere i risultati. Perché deve comprare la Diva? Perché ci mettiamo una passione, una determinazione che secondo me non tutti hanno in questo settore. Poi il cliente vuole toccare con mano la vettura che ha visto su internet, la vuole provare, per cui la parte più emozionante è quella che spetta a noi quando il cliente entra nello showroom dopo aver fatto la sua ricerca, la sua prospezione su internet, deve capire di essere entrato nel posto giusto dove comprare la vettura.